Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Dreamer e benvenuti in questo nuovo video in cui analizzeremo insieme le edizioni limitate di Call of Duty Ghosts. Allora, partiamo dal fatto che ci sono ben tre edizioni. La prima è la Day One Edition, non è una vera e propria edizione limitata, in cui semplicemente come contenuto aggiuntivo avremo la mappa Free Fall, caduta libera, suppongo in italiano, e questa edizione avrà un prezzo base, quindi quello dell'edizione standard, solo che al Day One appunto ci sarà la Day One Edition. Avrà il prezzo di circa 70€, 65€, ovviamente dipende dal sito online o dal negozio in cui l'acquistate. Poi partiamo subito con le vere e proprie edizioni limitate. Queste sono appunto quelle che ci interessano. La Day One Edition è semplicemente un'aggiunta, così, che non importa poi più di tanto. Sarebbe l'edizione normale solo con un altro nome. Le vere e proprie edizioni limitate sono l'Hardened Edition e la Prestige Edition. Per quanto riguarda l'Hardened Edition, rispetto agli anni precedenti, come è stato, che ne so, per Black Ops 2, il primo Black Ops, abbiamo contenuti particolari. Infatti, oltre, vabbè, alla steelbook, la solita steelbook, la mappa Free Fall anche in questo caso, abbiamo dei contenuti aggiuntivi digitali, come ad esempio le host del gioco, e ad esempio la scheda giocatore particolare, ovviamente skin anche per le armi, e contenuti aggiuntivi digitali. Abbiamo anche un vero e proprio bracciale, che qui è definito laccio da paracadute, però, cioè, suppongo sarà una sorta di bracciale che poi si potrà allungare, una cosa del genere, per fingere di essere un soldato, ma semplicemente un bracciale, quindi definiamolo tale. È simpatico e carino, però, cioè, se comprerò questa edizione, penso rimarrà lì sullo scaffale in bella vista, ma lì mi rimarrà, non penso ingirerò col bracciale di Ghost, di Call of Duty. Poi, un contenuto aggiuntivo particolare, prima volta, suppongo, nella saga di Call of Duty, è il Season Pass incluso. Quindi vi permetterà di scaricare 4 DLC, poi Bonus Pack Team Leader, non ancora ben chiariti di che si tratta. E questa aggiunta è davvero particolare, però è giustificata a quanto pare dal prezzo di questa edizione. Infatti, se negli anni precedenti le Hardened Edition costavano sui circa 80€, 79,98, vabbè 80€. In questo caso l'ho vista prezzata su qualche sito italiano, l'ho vista prezzata intorno ai 120€, quindi 119, non vorrei sbagliarmi, controllo un attimo immediatamente, vediamo subito, cioè avevo la scheda aperta, vediamo, non c'ho la scheda aperta, fanculo, no, invece ce l'ho la scheda aperta, 119,90, quindi ragazzi un prezzo di 120€ per questa edizione a mio parere non è il top, nel senso che sono sincero. Io avevo intenzione di acquistare l'Hardened Edition, ma vedendone il prezzo, sinceramente credo prenderò l'edizione, la Day One Edition, con una semplice mappa in più. Poi il Season Pass, nel caso in cui deciderò di acquistarlo, lo acquisterò separatamente, anche perché appunto questa edizione costa, fatemi pensare, 50€ in più circa rispetto al costo, diciamo, della Day One Edition, e mi danno un bracciale in più e il Season Pass. Tanto il Season Pass costa, lo metteranno a un prezzo di 40€, tanto vale che poi, quando avrò magari dei soldi in più disponibili, prenderò anche il Season Pass. Anche se sapete che, immagino sappiate che sono piuttosto contro a Season Pass, DLC e cose varie, quindi non so nemmeno se lo prenderò questo DLC. Ad ogni modo, passiamo subito alla Prestige Edition, che questa è un'edizione piuttosto cazzuta, costerà però ragazzi 200€, 199,90, sono 200. Quindi 200€ in cui avremo tutto il contenuto dell'Hardened Edition, aggiunto poi a un'altra chicca che sarebbe una videocamera tattica a risoluzione 1080p, che è perfettamente funzionante, cioè registra e avrà, vabbè, una custodia, ma della custodia non è che importa poi tanto. Se cercate bene su YouTube, c'è anche il video ufficiale, se non sbaglio in inglese, in cui viene mostrata anche un po' la qualità della telecamera stessa, e devo dire che non è male. Però ragazzi, il prezzo di questa edizione è davvero di 200€, è inaccessibile, nel senso che in quel periodo ci saranno davvero tantissimi giochi da acquistare. Quindi davvero ragazzi, suppongo prenderò la Day One Edition, a meno che non ci siano risvolti per quanto riguarda l'Hardened Edition, e quindi costerà di meno, che ne so, sui 80-90, allora in quel caso potrei valutare appunto di acquistarla. Ragazzi, questo era un semplice video appunto per analizzare insieme queste edizioni limitate. Come dicevo, io prenderò la Day One Edition, magari fatemi sapere qui giù nei commenti quale edizione prevedete per ora di acquistare. Ragazzi,
Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, ricordate di lasciare un mi piace, un commento e di iscrivervi al canale nel caso in cui non siate già iscritti. Ah, inoltre ragazzi vi ringrazio appunto per essere arrivati anche quasi a 100 fan sulla pagina Facebook, quindi siamo circa 98-99, quindi mi raccomando lasciate un mi piace anche sulla pagina Facebook per rimanere aggiornati costantemente, perché lì pubblico anche, che ne so, offerte particolari che trovo su siti online con prezzi piuttosto bassi, quindi mi raccomando seguitemi anche lì. Inoltre ragazzi vi ricordo che in descrizione trovate anche il link della mia estensione browser, ebbene sì, è un'estensione che funziona con Google Chrome e Firefox, in cui, cioè mediante la quale, i soliti paroloni di Joseph the Gamer, scaricandola si installerà nel giro di pochissimi secondi e vi permetterà di sapere istantaneamente o anche in tempo reale quando caricherò un video. Quindi non appena caricherò un nuovo video, anche se non siete su YouTube, vi arriverà una piccola notifica appunto che vi avvertirà. Quindi vi consiglio di scaricarla, poiché talvolta, come sapete, YouTube ha dei problemi, si bugga e quindi nella home, nei feed, non vi mostra i nuovi video. Di solito può capitare. Quindi se non volete perdervi nessun video, vi consiglio appunto di scaricarla. Quindi ragazzi, vi ringrazio di essermi stati a sentire anche qui con queste ultime cose. Vi ringrazio di aver visto questo video. Come detto prima, mi raccomando, mi piace, un commento. Ricordate di iscrivervi al canale nel caso in cui non siete già iscritti. Ragazzi, io vi saluto e alla prossima. Ciao!